io sono un medico e da circa 2 anni mi occupo della salute della popolazione immigrata e da circa 12-13 nell'ambito dell'osservatorio sulle diseguaglianze nella salute della Regione Marche. Qui sorge subito spontanea una domanda, no? Che sempre viene da più parti, perché dobbiamo preoccuparci di promuovere la salute della popolazione immigrata, visto che tutto sommato l'Italia è un paese da questo punto di vista, scusate ma sono un po' intrecciato, da questo punto di vista ha una normativa, diciamo, no? Ha un contesto molto inclusivo. E che deriva naturalmente dall'articolo 32 della nostra Costituzione, che riconosce il diritto alla salute come un diritto umano e quindi per tutti, e poi oltretutto siamo di fronte a una popolazione giovane, quindi sostanzialmente no, non abbiamo così la prevalenza di anziani come della popolazione italiana, quindi dovremmo insomma, tutto sommato stare tranquilli. In realtà, ecco, questo è l'impianto normativo, che è il testo unico, no? Che come ho detto deriva dall'articolo 32 e sostanzialmente dal nostro impianto costituzionale. E in realtà nella pratica cosa succede? Allora, succede che se andiamo a misurare lo stato di salute della popolazione immigrata, che benché sia più giovane di quella italiana, il profilo di salute è peggiore. Quindi questo rappresenta un primo problema. Porto sempre ad esempio questa tabellina per far vedere che il fatto di non avere una cittadinanza italiana rappresenta, ad esempio, nel percorso nascita un fattore di rischio per avere una peggiore assistenza durante la gravidanza, ma anche degli esiti peggiori, ad esempio con una maggiore sofferenza neonatale per i bambini e i figli di immigrate, con un basso peso alla nascita e in alcuni contesti anche con una maggiore mortalità neonatale. Quindi questo è un problema molto serio. Sicuramente noi siamo di fronte a una situazione che diciamo che colloca la popolazione immigrata in Italia tra i gruppi vulnerabili, ovvero persone che hanno un inserimento più precario nei canali d'accesso alle risorse materiali e relazionali, in parte è stato detto, e questo già di per sé, cioè i gruppi vulnerabili appunto che hanno difficoltà ad accedere ai diritti e al mondo del lavoro, appunto ad avere relazioni sociali decenti, sono comunque a rischio di perdita della salute. E diciamo che queste diseguaglianze della salute poi, che derivano appunto molto spesso da uno svantaggio sociale, non fanno altro che avere ripercussioni negative, no, sulla vita delle persone, che quindi diciamo, aumenta a livello, questa condizione aumenta ulteriormente il livello di esclusione, un circolo vizioso e il livello anche e il maggior rischio di perdita della salute. E infatti diciamo che come altri gruppi vulnerabili, gli immigrati hanno un peggiore appunto stato di salute, hanno maggiori difficoltà di accesso ai servizi e ricevono anche cure di minore qualità. Poi va anche ricordato che la migrazione di per sé, anche quando avviene nel migliore delle condizioni, rappresenta comunque un fattore di per sé, un fattore di rischio per la salute. Quindi questi due fattori, quindi la migrazione e le condizioni di deprivazione, sono poi appunto la causa di quello che noi, se lo misuriamo, perché dovrebbe essere una costante quello di misurare il livello di salute di questi gruppi di popolazione, ma purtroppo questo non è un'azione di sistema che appunto le regioni o comunque le istituzioni fanno, causano appunto questa situazione, peggiore rispetto agli italiani. Ci sono una serie, abbiamo detto fino adesso, una serie di discriminazioni. Diciamo che gli immigrati sono persistentemente in questo paese, certo non solo in questo paese, insomma anche in altri paesi europei, comunque subiscono in maniera proprio sistematica delle discriminazioni a livello istituzionale, nazionale.
nazionale, a livello istituzionale locale, vediamo appunto alcuni esempi che sono stati fatti, no? Pensiamo solo all'accesso alla casa, all'accesso allo studio, all'accesso appunto ai servizi sanitari e al diritto alle cure, e poi sono oggetto anche di discriminazioni perpetrate da soggettività personali, no? E chiaramente queste soggettività personali stanno diventando sempre più gravi. Non ci sembra che in questo periodo, no, in questi anni, la situazione sia migliore in termini così culturali come Italia, come paese Italia, nella coscienza, diciamo, della gestione del governo di questa situazione, del governo dell'immigrazione, delle politiche intendo per l'immigrazione. Anzi, vediamo sempre più questi giorni, poi insomma certe volte sono degli eccessi, direi crescenti, nel linguaggio anche, no? Oltre che nelle azioni, che l'immigrazione costituisce per i partiti politici un modo ideologico e propagandistico per accogliere il consenso. I cosiddetti partiti progressisti, da cui ci si aspetterebbe, no, una visione più lungimirante, sono da decenni direi completamente latitanti. Abbiamo sempre questo tema trattato in termini di sicurezza esclusivamente, quindi come una difesa da un pericolo, e in questo direi che è molto grave anche l'atteggiamento dei media, quindi Carta di Roma, non se ne parla nemmeno, eccetera, che sono sempre sono veramente di basso profilo e contribuiscono spesso ancora più delle leggi a performare dei comportamenti, no, di singoli o di gruppi in termini appunto che si traducono in termini di discriminazioni, e oggi sempre di più abbiamo anche questo terribile fattore che diventa il termine della spending review, quindi sicuramente a farne le spese poi sono i gruppi più vulnerabili, vedremo, cioè, lo vediamo, poi quelli che non hanno anche, che hanno anche meno voce o meno capacità organizzative, no, per una serie di motivi di far sentire la loro voce. Poi ci troviamo, ecco, a proposito di discriminazione, ci troviamo anche certe volte di fronte, no, a atteggiamenti, questo va oltre, no, quindi veri e propri atteggiamenti razzisti, sempre lanciati più che altro con modalità molto pubblicitaria. Insomma, aveva colpito questo Mos Maiorum, questa operazione proposta dal governo italiano nel semestre europeo, quindi diciamo, ecco, questa è un po' la visione che l'Italia porta del fenomeno, del governo del fenomeno, che è stata lanciata, proposta dal Ministero dell'Interno italiano e portata avanti appunto con Frontex, con l'obiettivo di fermare, comunque di contrastare il traffico, le organizzazioni criminali, no? Il traffico di migranti, che in realtà poi si traduce in un fermo, no, di tutte le persone anche così senza documenti per essere espulse. La discriminazione, ovviamente, questo clima ovviamente giornaliero, no? Pensiamo di noi, no? Questo sentire, no? Sentirsi discriminato, e ovviamente non è che fa bene alla salute. E tra l'altro fa bene anche alle nostre tasche, visto che si parla appunto di spending review, perché l'Italia paga un sacco di soldi, no? Un sacco di multe all'Europa, per queste sono solo alcune, per tutte, lo accennava prima anche Edoardo, le procedure di infrazione, no? Proprio in violazione dei diritti umani. L'ultima appunto aperta è quella del, non se ne chiude una al momento, è aperta nel mese di ottobre proprio per i respingimenti in Grecia, problema che tra l'altro ci tocca molto da vicino anche come regione e come città, visto che insomma, ancora non si è mai messo mano a questo problema molto serio che avviene nel nostro porto di Ancona. Ieri sono stati arrivati qui 21 persone. Ecco, riguardo all'assistenza sanitaria, tutto questo poi si traduce in una serie di barriere che ovviamente sono legate al fatto che le persone non sempre conoscono, no, come funzionano i nostri sistemi sanitari, i nostri servizi, ci sono problemi di lingua, problemi di comunicazione intesa molto oltre la lingua, sistemi sanitari, servizi sanitari assolutamente ancora non attrezzati ad affrontare un'utenza straniera. Noi, nonostante siamo più da un quarto di secolo paese di arrivo di migranti, ancora cadiamo un po' dal pelo, diciamo, ci sono, insomma, arrivano i nostri servizi gli immigrati.
Poi appunto ci sono proprio problemi culturali, no? Legati a pregiudizi. E questo limita proprio, no, un reale accesso alle cure e ai servizi, tenendo conto che appunto è molto importante per accedere ai servizi, non è solo, insomma, la presenza dei servizi in maniera abbastanza distribuita nel territorio, ma è anche il fatto di, ad esempio, tenere presente l'accesso economico, no? Tenere presente il fatto che i gruppi più svantaggiati, o economicamente anche più svantaggiati, dovrebbero, mi riferisco dentro all'organizzazione delle esenzioni al ticket, no? Gli immigrati, al pari di altri, insomma, si dovrebbe discutere meglio, ridistribuire meglio questa cosa, e soprattutto appunto parliamo di accesso culturale. E qui, bene diceva Caterina adesso, no? La presenza anche di, vabbè, una cultura, una formazione interculturale degli operatori, ma l'utilizzo sistematico anche della mediazione interculturale, che ovviamente consente, migliora tantissimo, no? La qualità dell'accesso a un servizio, proprio perché ci troviamo, la persona straniera si trova aiutata, e l'operatore anche da mediatori interculturali, che sono appunto persone che hanno un'esperienza migratoria e ben conoscono il contesto qua, e conoscono tutte e due le culture, no? Oh, qui questa seconda parte, secondo i 10 minuti, diciamo, il mio intervento è per tenere un po', cioè far presente poi le difficoltà che ci troviamo, perché ulteriormente, che gli immigrati si trovano ulteriormente a vivere nel diritto alla tutela della loro salute, per il fatto che, ecco, mentre per i cittadini italiani, no, chi decide a livello appunto di normativi, di organizzazione dei servizi, è appunto il Ministero della Salute e le Regioni, per gli immigrati interviene anche il Ministero dell'Interno, perché voi sapete che l'immigrazione è materia, insomma, insieme, è di esclusiva competenza dello Stato. E questo in che modo può influire? Può influire nel momento in cui, ad esempio, il Ministero dell'Interno fa delle categorie di cittadini, per esempio, non so, faccio degli esempi, per immigrati senza permesso di soggiorno, immigrati con permesso di soggiorno a scadenza, a lungo periodo, richiedenti protezione, persone che hanno fatto domande di emersione dal lavoro nero, minori, minori non accompagnati, eccetera. A queste più c'è, cioè, la frammentazione, diciamo, di queste categorie, cioè immigrati in sottocategorie, ad ognuno di questi poi vengono attribuiti in realtà diritti differenziati, e quindi questo crea veramente molti problemi, anche proprio per la fruizione dei servizi sanitari e delle cure. Per non dire poi che, appunto, come abbiamo visto, siccome più del 55-56% degli immigrati sono comunitari, c'è tutto un altro aspetto, no, che fa riferimento al diritto comunitario e che condiziona, regolamenta in maniera diversa l'accesso alle cure. Quindi si creano veramente anche tanti sottogruppi con differenti diritti. E poi, ad aggravare il tutto, c'è il fatto che le regioni in materia di sanità hanno un certo potere legislativo, e comunque hanno una certa autonomia nel regolare, nel organizzare i loro propri servizi. Quindi, famoso titolo quinto, o avete sentito dire, del federalismo, no? Che era, diciamo, la modifica del 2001 che è avvenuta nella nostra Costituzione. Quindi, di fatto, cosa succede? Succede che, per esempio, se adesso ve le passo velocemente, se andiamo a vedere, per esempio, com'è l'organizzazione dei servizi per dare delle risposte agli immigrati extracomunitari senza permesso di soggiorno nelle varie regioni, vedete, con ordini diversi, c'è molta variabilità. Per esempio, questo è come diversi comportamenti tra le varie regioni per alcuni tipi di iscrizione, no? Di alcune categorie, o di alcuni tipi di esenzione del ticket, o per esempio la possibilità di dare anche l'iscrizione STP, non solo, ma anche il famoso codice ENI, cioè gli europei indigenti, nelle varie regioni. Quindi, vedete, è vero proprio Arlecchino.
che appunto va veramente a rendere un diritto molto differenziato, molto spesso appunto ristretto rispetto a quello che in realtà l'impianto originario non normativo sul diritto all'assistenza sanitaria e quindi alle cure prevede. Per non parlare della qualità tecnica, adesso forse no, entriamo in un argomento molto specifico, comunque delle direi migliaia di circolari per la salute, ne abbiamo censite a livello nazionale 8-900 di leggi e circolari che sono veramente spesso di pessima qualità e che però comunque, oppure anche proclami annunciati, ricordate quel periodo quando si era stato ipotizzato che le persone senza documenti che accedono ai servizi sanitari avrebbero dovuto essere denunciati, no? Dagli operatori sanitari. Questo ovviamente non è avvenuto grazie anche al movimento, diciamo, di base che c'è stato, però ha condizionato tantissimo l'accesso ai servizi. Vedete, questo è successo più o meno nel 2009 e in quell'epoca, qui manca sotto, ovviamente manca, in quell'epoca la proporzione dei ricoveri delle persone cosiddette senza documenti si è dimezzata, pur essendo bassa la righina in alto, e ci sono stati anche dei morti, quindi questo è anche, voglio dire, come tutto abbia delle ricadute veramente serie sulla salute. Per quello che riguarda, volevo anche un attimo segnalare il fatto che poi ci si troviamo di fronte a domande, ma siamo sicuri che possiamo permetterci di garantire l'assistenza sanitaria, eccetera. Non entro in merito all'analisi dei costi che dimostra che questo non c'è nessun problema, però quello interessato è già stato detto, no? Che anche in termini economici, diciamo che la presenza degli immigrati produce un attivo, no? Fornisce un attivo allo Stato italiano e tra l'altro la spesa pubblica appunto per gli immigrati in ambito è circa il 3-4%, cioè l'8% della popolazione consuma il 3-4%, quindi di meno di quello che produce, ma mi ha incuriosito molto. A proposito di questo modello, no, di inclusione di basso livello che c'è in Italia, per cui noi perdiamo un sacco di occasioni in realtà, che la voce di spesa per le attività, diciamo, sociali, che l'Italia spende, la maggiore voce di spesa riguarda, le carceri. Quindi noi spendiamo tanto, spendiamo il 36% delle risorse che dedichiamo agli immigrati per i carceri e pochissimo per le altre voci, quindi questo anche se potrebbe far pensare. Ecco, allora cosa facciamo? Chi rivolgersi? Allora, localmente, cioè a livello nazionale, insomma ci sono enti, associazioni, tanti ne hanno parlato anche del ruolo, diciamo, di aggregazione, no? In qualche modo di informazione, di empowerment delle associazioni. Sì, da più parti, no? E quindi anche nell'ambito della rete nazionale, per cui oggi siamo qua, si cerca di costruire delle reti antidiscriminazione, proprio anche perché, tra l'altro, ben lungimirante nel 98, la legge 40 del 98 prevedeva che le regioni proprio istituissero dei centri di osservazione, informazione e assistenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Non è stato anche qui dato seguito granché. L'osservatorio per la parte anche del diritto e della tutela della salute da anni, diciamo, fa una specie, grazie anche agli operatori, alcuni qui presenti, come povera Daniela Lenci che è bersagliata da noi, e una piccola rete di operatori molto esperti e in collaborazione con l'osservatorio per raccogliere le problematiche e cercare di dare soluzioni. Naturalmente tutto questo va accompagnato da una lettura dei problemi di salute per poter essere incisivi nei punti più critici, sono queste alcune delle attività dell'osservatorio, e quello che ecco, ha fatto poi la Regione Marche è che su appunto, istanza dell'osservatorio del 2008 l'assessore alla salute della Regione Marche ha chiesto l'istituzione di un tavolo tecnico interregionale, appunto tavolo immigrati e servizi sanitari, perché ci fosse comunque un luogo in cui per quello che riguarda i sistemi sanitari, quindi le risposte, visto che appunto i sistemi sanitari regionali possono anche comportarsi in maniera così diversa,
si potessero confrontare, beh, e soprattutto diciamo, potessimo anche discutere, possiamo discutere su che tipo di risposte i servizi sanitari danno a questi problemi di accesso ai servizi e anche a questi problemi di salute di cui abbiamo accennato. E quindi diciamo, è stato istituito questo tavolo che è composto da rappresentanti di tutti gli assessorati alla salute delle regioni, ma anche dal Ministero della Salute, da tecnici ed esperti, e che diciamo, prodotto, che ha l'obiettivo di promuovere la salute della popolazione immigrata, no? E quindi affronta diverse tematiche. Quello di cui vi volevo dire è che uno dei lavori più importanti che ha svolto in questi anni il tavolo è stato proprio quello di di lavorare per produrre poi quello che diventa un documento che riguarda la corretta applicazione della normativa per l'accesso all'assistenza sanitaria, che è diventato un accordo Stato-Regioni, quindi sostanzialmente è diventata una legge, per cui adesso stiamo anche cercando di fare un monitoraggio, insomma, no? Di come questa cosa venga così recepita e attuata a livello delle varie regioni, per cercare di favorire una garanzia, no? Di erogazione dei livelli essenziali di assistenza in maniera omogenea su tutto il territorio italiano. La cosa più rilevante che ha fatto, diciamo che la novità più importante di questo accordo è che viene prevista l'iscrizione al sistema sanitario anche per tutti i bambini, figli di genitori senza documenti. E che come vedete hanno dei ricoveri al momento, sono quelli, non so perché non c'è boh, sotto la lettura, la leggenda, comunque la colonna verde è il valore tariffario medio dei ricoveri pediatrici dei bambini senza documenti. Vedete che hanno ricoveri che costano molto di più e questo è degli italiani, questa colonna qua. Vabbè, quella più alta, cosa così il doppio di quelli rossi che sono i figli di bambini di immigrati irregolari e di quelli blu che sono i bambini minori italiani. Perché si ricoverano in condizioni di maggiore gravità e hanno ricoveri che durano molto più a lungo perché non hanno appunto una presa in carico attraverso il sistema sanitario regionale. Stiamo lavorando per poi dare attuazione a questo con dei meccanismi che necessitano. L'altro aspetto è che stiamo lavorando per la procedura di identificazione e accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, altra questione per cui tra l'altro l'Italia è sotto procedura. E sperando appunto di arrivare a termine anche a concludere questa cosa presto. Concludo dicendo che, siccome io personalmente, come tecnico, no, siccome spesso mi appassiono, che mi conosce, eccetera, e vengo identificata quella degli immigrati, allora in realtà le diseguaglianze della salute sono un danno per tutta la collettività, perché si perde la salute della collettività e si aumentano i costi, visto che non si può fare a meno di non tenere conto di questo aspetto, e quindi in realtà non sono un tema di parte né ideologico, ma in realtà è una responsabilità che dovrebbe essere in carico a tutti e in particolar modo al mondo della sanità, perché poi se non c'è la salute non si va da nessuna parte. Mancano in questo momento delle politiche generali e delle azioni più di sistema, per cui tra l'altro la presenza, come diceva Susanna prima qua, anche prefetto è secondo noi, cioè, di grande valore, perché stiamo cercando, no, insieme di metterci insieme nei territori per affrontare queste questioni. Non ringrazio ovviamente Susanna Piscitelli e Nino Santarelli perché ci vediamo tutti i giorni e tutti i giorni discutiamo di queste tematiche. Grazie.